Bentornato, benvenuto caro osservatore del cielo, io sono Luca e in questo canale YouTube parliamo di astronomia, un appuntamento quotidiano o quasi dove scopriamo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. Oggi è martedì 17 marzo 2020, secondo giorno della dodicesima settimana, 77° giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.925. Il Sole nei Pesci è passato al meridiano alle 12.22 e ci saluterà alle 18.23, dopo un dì della durata di 12 ore e 1 minuto, o, per essere ancora più precisi, 12 ore, 0 minuti e 50 secondi. Oggi è un giorno speciale, un giorno denominato Equilux, che potremmo tradurre in italiano con equiluce o equidì. In pratica, oggi inizia la primavera locale. Ma cos'è l'equilux? Innanzitutto, l'equilux è di certo meno famoso dell'equinozio. È una parola introdotta negli anni 80 dello scorso secolo e si riferisce ai giorni dell'anno in cui la durata del dì è uguale a quella della notte. Lo so, viene spontaneo pensare che quel giorno sia l'equinozio, come si sente spesso dire. In realtà non è esattamente così. L'equinozio in astronomia non è definito in base alla durata del giorno e della notte, ma è definito come il momento in cui il centro del Sole, nel suo moto annuo sull'eclittica, passa per l'equatore celeste. Questo passaggio accade due volte l'anno, una volta quando il centro del Sole passa dall'emisfero celeste australe a quello boreale e l'altra volta quando passa dall'emisfero celeste boreale a quello australe. Siccome il Sole si muove continuamente lungo l'eclittica, anche se in modo impercettibile all'occhio umano, durante i due passaggi il suo centro attraversa l'equatore celeste in un preciso istante. Infatti, se cercate su un almanacco astronomico il momento dell'equinozio, troverete la data, ma anche l'ora precisa al secondo in cui questo avviene. Quindi, astronomicamente parlando, l'equinozio non vuol dire uguale durata del giorno e della notte. Ma c'è anche un altro motivo per cui l'equinozio non può essere definito come il giorno in cui il dì e la notte sono della stessa lunghezza. Infatti, se alle nostre latitudini l'uguaglianza giorno-notte è all'incirca vera, da altre parti non è così. Per esempio, esattamente ai poli dove l'equatore celeste e l'orizzonte coincidono, durante gli equinozi il Sole si muove per tutto il giorno sull'orizzonte, come vedete in questo video dove viene simulato il trascorrere di una giornata al polo nord il giorno dell'equinozio. Capite quindi che siamo ben lontani dall'uguaglianza giorno-notte. In questo filmato ho eliminato il terreno e l'atmosfera per vedere meglio il moto del Sole e il cerchio rosso indica l'orizzonte. Le S invece sono i punti cardinali e sono dovute al fatto che esattamente al polo nord c'è il sud in tutte le direzioni e viceversa al polo sud. I poli sono dei punti particolari delle sfere. Ok, abbiamo capito che il giorno e la notte non sono di uguale durata all'equinozio e ciò dipende anche dalla latitudine. Ma cos'altro determina la differenza tra equinozio ed equiluce, per esempio alle nostre latitudini? La prima discrepanza è dovuta alla definizione di dì, inteso come il tempo che intercorre tra l'alba e il tramonto. Alba e tramonto sono definite dai momenti in cui il primo e l'ultimo lembo di sole toccano l'orizzonte. In altre parole, alba e tramonto non sono definite rispetto al centro del sole. Quindi questa differenza è semplicemente dovuta a una convenzione. Ma se definissimo alba e tramonto sulla base del centro del Sole, avremmo l'uguaglianza tra equinozio ed equilux almeno alle nostre latitudini? La risposta è no, perché abbiamo qualcosa che disturba l'atmosfera. Per carità, è bene che ci sia, ma spesso complica l'osservazione del cielo. Infatti, la pellicola di gas che ci permette di vivere piega i raggi solari che la colpiscono e la attraversano, e questo piegamento è tanto maggiore quanto più il Sole è vicino all'orizzonte, mentre è minore tanto più il Sole è lontano dall'orizzonte. Questo fenomeno è detto rifrazione e fa sì che noi vediamo tramontare il Sole dopo che lui è realmente tramontato e lo vediamo sorgere quando lui è ancora sotto l'orizzonte. Questo fenomeno allunga la durata della presenza del Sole nei cieli e fa sì che all'equinozio di primavera il dì duri più della notte. Se ridefinissimo alba e tramonto in funzione del centro del Sole e togliessimo l'atmosfera fuori dalle zone tropicali e artiche, cioè per esempio alle nostre latitudini, avremmo che l'equinozio e l'equiluce coinciderebbero. Ma siccome noi abbiamo bisogno dell'atmosfera e ridefinire alba e tramonto non è conveniente, ci teniamo le cose come stanno e oggi 17 marzo festeggiamo l'equiluce, che talvolta viene definito anche il giorno in cui inizia la primavera locale. Anche oggi, come da qualche mese a questa parte, il tramonto è accompagnato da Venere, visibile in direzione ovest, 30 e 40 gradi sopra l'orizzonte nella costellazione dell'Ariete.
Alle 20 un minuto inizierà la notte astronomica. La Luna, nella fase calante, si trova nella costellazione del Sagittario e sorgerà alle 3.30 di domani 18 marzo. Alle 4.43 avrà fine la notte astronomica. Tre quarti d'ora dopo, quando nuovi astri saranno sorti, potremo godere di un bello spettacolo celeste, una triplice congiunzione. Una robusta falce di luna domina il cielo a circa 15 gradi sull'orizzonte tra sud e sud-est. A sinistra della luna, a poco più di un paio di gradi di distanza, cioè circa un pollice a braccio teso, c'è il bellissimo Giove che quest'estate vedremo brillare alto in cielo la sera e di cui parleremo approfonditamente. Quindi, dopo aver trovato la luna e a sinistra aver visto Giove, tra di loro potete vedere un puntino meno luminoso e di colore rosso. Quello è Marte. A debita distanza da loro, un puntino poco più luminoso di Marte è facilmente individuabile. È Saturno, visibile poco più in basso a sinistra del trio astrale. Se il cielo sarà sereno, non perdetevi questo spettacolo dalle vostre finestre. Sarà un modo per guardare lontano e rasserenarsi almeno per un attimo. Alle 6.20 il sole sorgerà, mentre la luna passerà al meridiano alle 7.59 illuminata al 31% e tramonterà alle 12.28. E con questo non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato questo video. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.